Ah, io chiaramente Giuseppe mi ha offerto il film come attore, e in quel momento c'era un altro produttore che stava portando avanti il progetto. E, ci ho messo un po' a leggerlo. Questo lo puoi raccontare perché a lui interessa questo aneddoto. Cioè, ci ho messo un po' a leggerlo e a un certo punto Giuseppe mi ha chiamato, facciamo una telefonata minacciosa. Io e Giuseppe siamo amici. E siamo amici da prima, abbiamo fatto poi il corso del Blue, ma l'abbiamo fatto dopo, noi ci conoscevamo già. C'è un rapporto. Veramente il regista più giovane che io conosca, siamo proprio amici nella vita, in modo peggiore. E quindi ecco, questo funziona. E quindi mi ha chiamato, mi ha detto, vabbè, io l'ho fronato, basta, non lo vuoi fare. Ho detto, ma io lo faccio anche senza leggerlo, quindi inutile che adesso vuoi trovare il pretesto, perché e poi in realtà io sono un po' una seconda scelta, perché avevo offerto a un altro attore, non facciamo il nome, che pare, insomma, abbia declinato, sbagliando, secondo me, perché io poi a un certo punto leggo questo copione, dico, questo film è bellissimo. Dobbiamo assolutamente, devo fare questo. E quindi abbiamo cominciato, lo chiamo, ovviamente gli ho detto le mie impressioni e trovavo che il film intelligentemente sul copione fosse proprio un'idea politica bellissima, cioè quella di ambientare una storia d'amore in quel biennio, in quel periodo, ma raccontandolo oggi, in questo momento storico, all'epoca quello che sta succedendo e che sappiamo tutti non stava succedendo, però diciamo che con Giuseppe abbiamo parlato tante volte anche di altre cose, di altre questioni, di una certa censura, di una certa pressione che si sente, di una certa latitanza da parte degli intellettuali, della parte, diciamo, culturale del paese, a avere il coraggio di parlare, di prendere delle posizioni scomode, anche dicendo delle cose che non rientrano nel pensiero comune, ma è proprio per questo che vanno dette, nel senso che ci sia una censura è piuttosto evidente, ma su tutta la linea, su tutti i fronti. Bisogna allinearsi a quello che la stampa, le televisioni ci obbligano a dire, ma questo, diciamo, adesso non voglio fare di nuovo la stessa cosa che ho fatto qualche anno fa quando mi hanno dato l'altro premio. Quindi, adesso non vorrei la sensibilità di qualcuno, era una provocazione, però insomma, di elementi e di punti di connessione con quel periodo storico, cioè il biennio che precede l'entrata in guerra da parte dell'Italia, nella seconda guerra mondiale, ha delle analogie con il presente. Ecco, quindi, però, raccontare una storia d'amore in quel momento lì, ecco, mi sembrava che il film fosse politico, ma anche proprio un'opera cinematografica, un film proprio puro nella sua essenza e che potesse accordare nei cuori delle persone un gancio emotivo, anche delicato. Non è un film che uno dice, oddio, che film! Cioè, c'è sempre questa cosa un po' del cinema che cerca di impressionare il pubblico. Ecco, questo è un film che non vuole impressionare proprio nessuno. Questo è un film che però vuole agganciare le persone in una parte più intima, più profonda di noi stessi. E mi pare che, insomma, è riuscito.